La locusta, la formica e il martin pescatore. Una volta una locusta, una formica e un martin pescatore si misero d'accordo per fare una festa. La locusta e il martin pescatore avevano l'incarico di procurarsi il pesce, mentre alla formica toccava preparare il riso. Una volta stabiliti i compiti, ognuno andò per conto proprio alla ricerca dei diversi cibi. La formica, strada facendo, incontrò una contadina che portava in testa una cesta piena di riso. Piano piano si arrampicò sulla gamba della donna e la morse. Lei fece un balzo facendo cadere a terra il canestro che la formica afferrò al volo e trascinò via. La locusta, invece, scese al lago e si sedette su una foglia che galleggiava sulla distesa dell'acqua. Giunse un pesce e lo inghiottì. Allora il martin pescatore, che stava in agguato da quelle parti, calò giù in fretta, catturò il pesce e lo portò alla festa. La locusta uscì dal pesce e cominciò a litigare con il martin pescatore perché non era affatto chiaro chi dei due avesse preso il pesce. Mentre insisteva che era stata lei, il martin pescatore a sua volta sosteneva di essere stato lui. La formica, quando si accorse che litigavano, cominciò a ridere e rise così tanto e così di gusto e così a lungo finché il vitino si fece molto sottile. Ed è così che la vediamo ancora oggi. La locusta afferrò il martin pescatore per il becco e glielo tirò così tanto che glielo allungò e così è rimasto fino ai giorni nostri. A sua volta il martin pescatore morse la testa della locusta, dandole la forma che ancora oggi la caratterizza.